Se tu vuoi venire a lavorare sulla piazza mia, mica puoi venire a lavorare come cazzo ti pare. Roma, mercoledì sera, fa più freddo del solito, forse per questo c'è poca gente in giro. Eppure il mercato della droga è sempre aperto. Giriamo tra i quartieri del centro, da San Lorenzo, in cui troviamo soprattutto studenti, a Testaccio, dove però la maggior parte dei locali rimane chiusa, fino a Trastevere, affollato, come sempre, essenzialmente da turisti. Intercettiamo una conversazione. Un altro ragazzo si avvicina al nostro operatore. Come stai? Tutto bene? Sì. Fingiamo di non aver deciso cosa comprare, gli chiediamo che cosa ha da vendere e lui si insospettisce. La storia dei braccialetti non è molto convincente, tanto che quando il suo amico cerca di prendere qualcosa nel suo zaino, lui urla "Not now", non adesso. La voce si sparge velocemente, ci guardano con sospetto, ci scambiano per agenti in borghese. Cioè, siete spiriti, dell'Europol. Fatichiamo a trovare qualcuno disposto a parlare finché non incontriamo lui che ci racconta come funziona questo sistema. Roma è piena di stazioni, ognuno ha la sua piazza. Quindi se vuoi va a lavorare alla piazza mia, tipo io qua spaccio, mica ti faccio lavorare. Casomai mi paghi, ti do i clienti miei, lavoro. Tu a me mi dai 30.000 euro, 40.000 euro, lavoro un mese. Però tu in quel mese fai 60-70.000. Alla fine anche lui capisce chi siamo e ci dà un consiglio. Comunque state attenti,